giovedì 11 maggio gli attivisti locali di Extinction Rebellion organizzano al Salone dei Cavalieri a Pinerolo un incontro dedicato al tema delle assemblee cittadine. Ma innanzitutto, che cos'è Extinction Rebellion? È un movimento che è nato nel 2019 in Inghilterra. È un movimento ambientalista, ma è un movimento anche sociale, perché cerca di mettere insieme e tenere insieme giustizia climatica e giustizia sociale. Non è molto presente sul territorio di Pinerolo, se non per un piccolo gruppo di persone che hanno conosciuto prima il gruppo di Torino. Abbiamo iniziato a frequentare il gruppo di Torino e poi dalla scorsa estate abbiamo deciso che era ora di iniziare anche a lavorare sul nostro territorio. Extinction Rebellion porta avanti alcune richieste primarie, tra cui quella di riformare la partecipazione della cittadinanza per le decisioni collettive, come quelle drastiche per mitigare la crisi climatica. Una strada da seguire può essere quella delle assemblee dei cittadini, uno strumento di democrazia partecipativa. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di presentare alla cittadinanza questo metodo, perché gli attivisti vogliono far sì che possa essere utilizzato anche a Pinerolo. Tra gli ospiti dell'incontro c'era anche Martina Francesca, del progetto Prossima Cultura, che già si è occupata della gestione di assemblee di cittadini. Questo strumento deliberativo che permette appunto di affrontare temi complessi che riguardano la società e il nostro mondo attraverso un processo partecipativo che permette di andare in profondità sul tema, di dialogare, di comprenderlo a fondo e di arrivare quindi a delle raccomandazioni relative a questo tema che siano ben ragionate, ben pensate, con un processo dietro proprio di deliberazione. Il campo della democrazia deliberativa è un campo di studi che c'è da parecchio tempo, sia a livello accademico ma anche con esperimenti ed esperienze in varie parti del mondo. Siccome il cambiamento climatico è uno dei temi, direi, più urgenti e complessi dei nostri tempi, ci servono anche degli strumenti a livello proprio di società, a livello collettivo, che ci permettano di affrontare questo tema nel modo più efficace possibile, coinvolgendo anche i cittadini, che poi sono le persone che vivono anche sulla propria pelle gli effetti del cambiamento climatico. Non è quindi un semplice incontro tra cittadini, bensì un sistema specifico che si basa su alcuni elementi particolari. L'obiettivo è arrivare a delle raccomandazioni frutto di una discussione approfondita e informata, tenendo conto di tutte le prospettive. Si parla di democrazia aleatoria, per cui su un campione statistico si cerca di rappresentare effettivamente tutta la cittadinanza, tutti gli strati della cittadinanza attraverso un sorteggio. Quindi le persone vengono chiamate a partecipare e non sono loro a proporsi. Questo è un po' per me è una grossa rivoluzione, nel senso che generalmente i cittadini e le cittadine devono attivarsi. Il concetto è che le amministrazioni non possono pretendere sempre che siano i cittadini e le cittadine ad attivarsi, ma devono mettere in atto degli strumenti per spingere all'attivazione, proprio chiamandoli a partecipare. L'idea non è quella di far prevalere gli interessi di una parte, ma è attraverso un processo di formazione, attraverso l'incontro con esperti sul tema dell'assemblea dei cittadini, si arriva poi a discutere delle proposte, mettendo insieme un processo abbastanza complesso, ed è necessario che ci siano dei facilitatori e delle facilitatrici professioniste a portarlo avanti, arriva a coinvolgere tutta la cittadinanza effettivamente nella presa decisionale. La facilitazione è un insieme di metodologie e approcci che permettono alle persone di collaborare nel modo più efficace possibile. Quindi quando c'è da prendere una decisione, quando c'è un tema complesso da affrontare, se ci sono dei conflitti anche a volte. Quindi avere degli strumenti che permettono ai gruppi, alle organizzazioni e anche a un'assemblea di cittadini di lavorare insieme nel modo più efficace e arrivare a delle decisioni condivise. Sembra quindi trattarsi di uno strumento molto complicato e per questo è stato invitato Pasquale Pagano, del gruppo locale di Extinction Rebellion di Bologna, dove l'azione del movimento ha portato il comune ad inserire le assemblee dei cittadini nello statuto della città. È stato XR che ha portato avanti il negoziato con una parte dell'amministrazione, con la tecnostruttura comunale, e poi ha allargato il perimetro agli altri gruppi ecologisti o comunque sociali attivi a Bologna. Quello che porto è l'esperienza del gruppo locale, che da 3 anni ha cominciato una campagna per avere le assemblee cittadine che verranno realizzate a partire dal 19 maggio di quest'anno. È un'esperienza che ha visto un mix
di negoziazione e azioni, quindi sia lobby politica che azioni vere e proprie, molto complesse, che però può essere utile da raccontare perché ha in sé sia le cose positive che si possono magari replicare, ma anche degli errori che abbiamo commesso. È una sorta di esperienza laboratorio che, disseminata a nostro modo di vedere, può aiutare gli altri gruppi locali a iniziare anche loro una campagna per ottenere le assemblee cittadine. È complesso perché non siamo abituati a una serie di strumenti in Italia, come per esempio la discussione pubblica, il débat public che esiste in Francia, che è una parte preponderante dell'assemblea cittadina, perché non siamo abituati all'intersezione di più strumenti, che questo è l'assemblea cittadina, che convergono. E quindi diventa difficile spiegarlo, ed è il motivo per il quale su Bologna abbiamo voluto spingere, perché proprio dove non arrivano le parole possono arrivare i fatti, e quindi vedendola plasticamente funzionare anche in Italia, con tutto quello che può essere delle esternalità negative che sicuramente ci saranno, però l'idea sarà più ancorata alla realtà e quindi sarà più facile per gli altri gruppi locali, ma anche per altre persone interessate alla democrazia deliberativa, approcciarsi.